territorio per costruire opere, infrastrutture, significa da sempre. Ed ora una premiazione benefica molto importante. Una mattinata dedicata alle persone che si sono distinte tra i monzesi nell'impegno sociale. Il sindaco Roberto Scanagatti ha consegnato le benemerenze civiche dei Giovannini d'Oro in onore di San Giovanni, patrono della città di Monza. Tra i premiati il musicista Riccardo Galbiati, lo sportivo Giuseppe Beretta, l'operatore geriatrico Roberto Mauri. Un riconoscimento speciale è stato consegnato alla memoria di Carlo Vittone, mentre l'associazione Cancro Primo Aiuto Onlus è andata lambita corona ferrea. Premiamo tutti gli anni le eccellenze che abbiamo sul nostro territorio e sicuramente Cancro Primo Aiuto tra le eccellenze è tra le più elevate delle eccellenze che abbiamo. I numeri parlano da soli, l'attività che viene svolta da Cancro Primo Aiuto sul territorio di Monza, ma non solo, la pone ai vertici delle maggiori associazioni di volontariato di terzo settore. Fondata nel 1995 in memoria di Walter Fontana, imprenditore e presidente degli industriali di Monza e Brianza dal 78 al 1990, l'associazione Cancro Primo Aiuto nella sua ventennale attività ha distribuito, grazie ai suoi sostenitori, ben 8 milioni e mezzo di euro in progetti sociosanitari e di solidarietà. È un riconoscimento bellissimo ad una città a cui apparteniamo e che abbiamo aiutato molto, che ci ha dato moltissimo e che non mancheremo di aiutare ancora, perché dà delle soddisfazioni immense, ha delle eccellenze nella medicina, nell'assistenza, tra i volontari, è un'emozione grande. È tutto, ci vediamo domani sera, grazie, arrivederci. Per questo...